Allora, possiamo cominciare, insomma, al di fuori delle retoriche e circostanze. È davvero un grande piacere, un onore avere qui il professor Daniele Amfitana, che è un nome notissimo, meritatamente notissimo, per la quantità di attività a livello nazionale e internazionale che svolge, collaborando con istituzioni, avendo costituito gli stessi gruppi di ricerca, attività didattica, appunto attività di ricerca, come dicevamo prima parlando, tradizionale, nel senso migliore della parola, perché diceva lui giustamente, in fondo non dimentichiamo che siamo scienziati, naturalmente, no? Siamo scienziati nel senso tradizionale, cioè abbiamo la nostra così paideia, però al tempo stesso siamo sensibili, no? al nuovo mondo, diciamo, della comunicazione e anche della ricerca che avviene attraverso le nuove tecnologie. E quindi è un personaggio, insomma, che ha una sua identità di studioso molto particolare, molto originale, e che lo ha imposto, insomma, all'attenzione della comunità degli studiosi e anche di un pubblico che, diciamo, non si limita, insomma, al pubblico, naturalmente, al consueto pubblico accademico. Queste attività di diffusione sono sempre più preziose, non sono meno preziose di quelle della ricerca. Io ricordo sempre una frase che ho sentito pronunciare una volta a Jacques Le Goff, una frase che credo che nessun accademico italiano all'epoca avrebbe pronunciato. Era l'anno in cui è stata introdotta l'euro, mi pare, l'euro, sì. Euro. Oppure forse era un po' prima, erano le normative riguardanti la libera circolazione all'interno delle persone e dei beni all'interno dell'Unione Europea, dove lui, presentando all'auditorium della RAI un suo libretto intitolato L'Europa raccontata ai ragazzi, che ha avuto un successo in Italia e anche all'estero, ha detto: io ho sempre concepito la mia attività di studioso come costituita su tre livelli. Dice: la ricerca, l'insegnamento e la divulgazione. Cioè, non ho mai attribuito a nessuno di questi tre momenti un valore superiore agli altri. Cosa che un pubblico, insomma, esclusivamente italiano, suscitò una certa impressione, perché noi siamo ancora abituati all'idea che questi tre livelli siano in fondo un livello ci sia una gerarchia interna, che invece no, è tutto un discorso comune, circolare, e naturalmente quando lo si fa ad alti livelli i risultati poi si vedono. Il professor Amfitana, come forse molti di voi sanno, è, oltre a essere direttore dell'istituto, appunto, che dirige presso il CNR, di cui ci parlerà oggi, perché infatti la conferenza di oggi, anche se non ho locandine, queste locandine sono andate a Ruba, quindi, perché erano troppo belle, e quindi ruolo, missioni, strategie di un istituto di ricerca per l'archeologia e il patrimonio culturale, che è appunto l'istituto che il professore dirige presso il CNR, ha diretto dal 2001, mi pare, no? Dal 2011, ti facevo troppo anziano, sì. Dal 2011, e però ancora fino al 2019, se non sbaglio, sì. E quindi con prospettive di lavoro per i prossimi anni. Ha pubblicazioni numerosissime, partecipazioni a riviste in Italia e all'estero. Tra i suoi volumi ricordo Le terre sigillate ellenistico-romane nel bacino del Mediterraneo orientale, questo appunto pubblicato nel 1995, La ceramica corinzia decorata a rilievo, tipologia, cronologia ed iconografia di una classe ceramica greca d'età imperiale. Quindi qui siamo sui lavori, insomma, importanti che qualificano una parte, insomma, dell'archeologia italiana. E poi, insomma, più recentemente l'archeologia classica in Sicilia e nel Mediterraneo, e poi centinaia di altre pubblicazioni. E persona, diciamo, che è familiare in questi ambienti, non solo fisici ma anche virtuali di lavoro, perché ha collaborato con il laboratorio o con molti dei studiosi che lavorano in questo laboratorio, soprattutto per attività in Sicilia, e recentemente, l'anno scorso, anche
per una prima attività a Locri che ha riguardato le prospezioni del tempio di Marasà e delle zone vicine, che sono state molto importanti. Sono un servizio che fa onore alla scuola, perché la scuola ha appunto reso un servizio al parco archeologico di Locri con altre professionalità, e grazie anche alla collaborazione del professor Amalfitana e del suo gruppo di ricerca del CNR. Tutti del CNR sono Sì, c'è. gli amici che ho conosciuto oggi e che sono qui con noi, a cui rivolgo un benvenuto naturalmente parimenti entusiasta. Quindi c'è una bella atmosfera, speriamo di fare anche altre belle cose insieme Assolutamente. nelle linee passate, oppure aprendo altre prospettive. Quindi sono molto felice e desideroso di sentire, vedrò di sentire l'inizio di Grazie. questa conferenza. Grazie. Grazie, grazie tanto. Allora, va bene se resto in piedi proprio per dare spazio a qualche altra persona. Ma forse anche senza microfono si sente lo stesso? Ah, il microfono serve per... Vabbè, allora, posso staccarlo, vero? Sì. Si sente così? Perfetto, bene. Allora, innanzitutto grazie e ringrazio davvero di cuore il professor Giardina per la presentazione e per l'invito ad essere qui stasera, l'amico Gianfranco Adornato, un po' tutti voi davvero numerosi qui stasera a sentire un po' delle cose di cui cercherò un po' di parlarvi per trasmettere un po' il messaggio di quello che avviene all'interno di un istituto di ricerca del CNR. Saluto intanto il nostro Giulio Amara, che dalla Sicilia è emigrato verso Pisa da qualche anno, allievo del professor Adornato, e che ormai è diventato il nostro vero e proprio trade union. Allora, davvero sono molto contento, intanto perché ci sono tanti ragazzi qui che vengono a sentire un po' quello che può essere oggi e che deve essere oggi il ruolo del ricercatore che si cimenta un po' in questa straordinaria disciplina qual è la nostra, l'archeologia, e per cercare un po' di capire anche verso quale direzione un po' stiamo andando. Dico questo un po' prima di entrare sull'argomento, anche dal punto di vista di chi opera in una struttura, in un istituto di ricerca del CNR, dove non facciamo didattica, cioè dove non abbiamo l'impegno appunto nelle attività di lezione, sebbene poi ognuno di noi ha la propria attività di insegnamento all'università, però come struttura, l'ente nasce, gli istituti di ricerca nascono perché sono devotati in primo luogo alla ricerca. Allora, questo è il primo punto più importante sul quale secondo me noi dobbiamo oggi avviare una riflessione, anche per valutare un po' meglio qual è il senso della ricerca che noi facciamo all'interno dei nostri istituti, verso quale direzione abbiamo, proprio per evitare che questa nostra ricerca resti chiusa all'interno delle nostre strutture, non parli agli altri, ci diciamo tra di noi, io qui uso un tono molto confidenziale, ci diciamo tra di noi quanto siamo bravi, quanto siamo belli, e alla fine lanciamo molto poco all'esterno. Perché dico questo? Perché ci siamo accorti in realtà dall'avvio, un po' dalla mia direzione, sia devo dire anche un po' per la giovane età, io sono diventato direttore a 44 anni, sia per un po' per l'aria che un po' in giro stava cambiando, che bisognava trovare un nuovo modo di avvicinarsi alla ricerca nel settore archeologico con parametri diversi e con un tipo di messaggio, come dire, anch'esso diverso. Prima di entrare sull'argomento, io parto proprio da questa slide che un po' riassume, sono tre interessanti volumi, non so chi di voi li ha già letti, apparsi proprio nel giro di pochissimo tempo. L'uno, Il vantaggio dell'attaccante, scritto peraltro da Lucio Bianco, che è stato a lungo presidente del CNR. Il volume centrale, Università Futura, dove si discute molto sul ruolo oggi dell'università, ma per arrivare soprattutto a questo volume,
volume che voi trovate citato sulla destra, rapporto 2017, uscito il 20 aprile, l'ho preso proprio per settimana scorsa a Torino e quindi me lo sono ritrovato proprio davanti, questo rapporto 2017 che riflette davvero sul ruolo dell'università, della ricerca, della crescita oggi in questo nuovo millennio, su diversi aspetti, su diversi punti, per capire realmente quale oggi può essere, io lo vedo dal mio punto di vista, quale oggi può essere il ruolo della ricerca nei diversi settori. E ovviamente non potevo non fermare l'attenzione su alcuni passaggi che voi qui vedete molto rapidamente indicati, i rapporti tra università, ricerca e mondo produttivo sono apparsi un campo di indagine conosciuto solo dagli addetti ai lavori. Questo è un primo punto importante, gli addetti ai lavori, che siamo noi, attenzione, siamo noi gli addetti ai lavori, però dobbiamo stare davvero attenti a questa definizione appunto di addetti ai lavori, perché sotto si parla molto in questo rapporto di imprese, di pubblica amministrazione, cioè di enti locali, di territorio, di strutture governative con cui un istituto di ricerca deve davvero fortemente interagire. Può sembrare strano, però noi vedremo e vi farò vedere come attraverso questo dialogo la ricerca prende corpo e assume e ha assunto una grande velocità, quindi col tema delle relazioni, per arrivare a quel tema davvero, forse anche, devo dire, oggi fin troppo inflazionato, di innovazione. Tutti parlano di innovazione, dobbiamo produrre innovazione. Ma cos'è questa innovazione? Non è solamente l'innovazione di lavorare, sai, con le nuove tecnologie riusciamo a fare questo, quindi produciamo innovazione. Io credo che l'innovazione sia legata soprattutto anche ad un nuovo modo di pensare, quello che dicevo in apertura, a un nuovo modo di pensare la nostra professione, la nostra attività, quello che noi appunto facciamo e soprattutto come lo facciamo. Ecco perché in uno di questi rapporti il problema che poi riemerge spesso, lo dicevo col professore Giardina poc'anzi, è quello delle risorse finanziarie. Un po' a tutti noi capita, io lo vedo dentro il mio istituto, qui ci sono anche alcuni dei ricercatori del mio istituto, il problema delle risorse finanziarie. Non abbiamo risorse finanziarie, dunque ci fermiamo. Oppure gridare sempre non abbiamo risorse, non facciamo ricerca. Guai a commettere questo errore. Lo dico dalla mia esperienza, io sono arrivato all'interno di questo istituto nel 2011, sono entrato molto prima, ma nel 2011 mi sono trovato alla direzione di questo istituto con 100 persone che lavoravano dentro questo istituto e che ovviamente, come si fa in una normale struttura, battono sempre la porta dal direttore: ah, ma le risorse devono andare al convegno qui, devono andare ho la missione di scavo, noi abbiamo tante missioni all'estero, come si reggono, devono reggersi queste missioni, come facciamo, come non facciamo, quindi il direttore ha un peso davvero enorme in tutto questo. Allora il problema è quello di capire come avvicinarsi e come soprattutto risolvere le criticità delle risorse che ci sono e continueranno, ahi noi, ad esserci sempre, con il poter fare ugualmente il nostro lavoro e quindi riprovando a reperire le risorse in maniera diversa, in una maniera che in qualche modo, scusate il gioco di parole, assicura comunque lo svolgimento della nostra attività. Perché dicevo tutto questo? Perché il problema appunto è sviluppare un asse strategico, come qui si dice. Il problema non è la mancanza di risorse, il problema è avere un quadro chiaro e di quelle che sono le priorità a cui noi vogliamo mirare, che vogliamo raggiungere nella gestione delle nostre attività e poi affrontare secondariamente il tema delle risorse. Questa rapida premessa però non nasce casualmente, nasce proprio per introdurre un po' quello che sono le attività che all'interno del nostro istituto facciamo, per far comprendere un po' a tutti voi e soprattutto alle giovani forze
che contano davvero tanto all'interno del mio istituto. Qui ci sono due miei bravissimi collaboratori che sanno davvero quanto conti le giovani forze che arrivano dentro il nostro istituto. Dicevo, l'istituto è l'unico istituto del CNR che opera in Italia meridionale e Sicilia. Abbiamo tre sedi, una sede a Catania, una a Potenza e una a Lecce, in tre regioni chiave del meridione d'Italia, di quel meridione molto sgangherato, molto preso da grandi crisi economiche. Ancora siamo regioni convergenza, non lo dimentichiamo mai, e però all'interno di queste realtà noi lavoriamo con grandi forze, con grande dialogo, con grandi, anche nella logica di una crescita. Vedete quei puntini verdi di Cosenza e Palermo? Sono due unità di ricerca, perché il CNR contempla la possibilità di un ampliamento della struttura sulla base di ricerche che vanno a nascere, cioè all'aumento della domanda di ricerca da parte di stakeholder diversi, di istituzioni diverse, di università, è il caso della Calabria, tu hai la possibilità di creare, di innestare dentro una struttura universitaria dove il 90% è fatto di didattica, un polo di ricerca. Ed è questa missione che per esempio noi abbiamo fatto partire a Cosenza, creando una unità di ricerca presso Terzi, le cosiddette URT, dentro l'Università della Calabria, finalizzata ad uno studio particolare su alcune aree del territorio calabrese, ma anche finalizzato ad un progetto di analisi archeologiche ed archeometriche, così con Palermo. È lo stakeholder, è l'istituzione che ti chiede di mettere a disposizione, di utilizzare la tua ricerca per la crescita di quella parte di territorio. Badate bene che è un aspetto importante questo, perché? Perché serve davvero al ricercatore a far crescere la propria dimensione, a proiettarlo quanto più sul territorio nel quale egli opera, quindi a non farlo sentire staccato da quel territorio, e serve soprattutto al discorso che dicevamo in apertura, ad introitare quelle risorse finanziarie, per cui noi oggi in questo istituto abbiamo quasi 40 unità di giovani ricercatori. Va bene a tempo determinato, ma ormai oggi tutto è determinato e non più indeterminato, che attraverso questo forte entusiasmo di investimento nella ricerca crescono, si formano e crescono e si proiettano all'esterno partendo proprio da questa struttura. I temi sono chiaramente questi: un impiego a 360 gradi sui temi della conoscenza, della documentazione, fino ad arrivare alla comunicazione, ma questi sono, come dire, settori principali di un istituto, di questo istituto, che ha la propria forza dove? Ha la propria forza in questa diapositiva centrale, dove voi vedete, forse sono un po' piccolo, o in questo nodo qui, dove abbiamo un intreccio di competenze che avviene in house, cioè che avviene all'interno di questa struttura, e che, guardate, è veramente una fortuna, perché la possibilità di poter sedere attorno ad un tavolo o ad un istituto virtuale, sebbene sparso sulle tre sedi, ma vedremo come è stato importante anche superare questa frammentazione geografica, l'aggancio delle diverse competenze: archeologia, chimica, fisica, ingegneria, informatica, grafica, tutte competenze che tu hai in house e che ti consentono di avere questo caleidoscopio di competenze, ti consentono di affrontare, proprio come buttare un sasso all'interno di uno stagno, partendo dall'archeologia per arrivare fino al tema della educazione. Diceva giustamente, ricordava il professor Giardina, il triangolo della conoscenza, ricerca, divulgazione. Non sono legate da una gerarchia, ma stanno tutte, e ci sarà più avanti, non ci eravamo messi d'accordo, ve lo dico in anticipo, una specifica diapositiva su questa, perché è stato il punto importante su cui noi abbiamo veramente deciso di investire
agire con determinazione. Tutto questo però presuppone cosa? Presuppone che alla base di una gestione di un istituto complesso con 100 persone sparso su 3 regioni ci debba essere appunto una visione strategica, proprio quel quadro di riferimento cui accennavo in apertura, cioè quelle priorità che è necessario che ci siano perché una struttura possa davvero funzionare. E quindi da qui nascono le grandi connessioni con le università del territorio. Mai pensare ad una cesura fra università e ricerca. Per noi è fondamentale, la struttura nostra sta all'interno della sede di Catania, dentro l'università, la struttura di Lecce è all'interno del campus universitario di Lecce, la struttura della Basilicata è nell'area della ricerca del CNR, ma stiamo lavorando per portarla dentro l'università, proprio perché questa commistione serve a superare le barriere, la mancanza di contatto tra le diverse strutture, serve soprattutto a portare innovazione dentro quelle giovani forze che frequentano quelle strutture. L'internazionalizzazione, il progetto di ricerca, questa è stata per noi una chiave importante che abbiamo assunto all'avvio della direzione. Perché? Vi dico semplicemente per un problema molto, molto semplice. Siamo strutturati su 3 sedi, Catania, Lecce e Potenza, eppure qui ci sono anche colleghi di Potenza, capitava che il collega di Catania non conosceva il collega di Lecce o il collega di Potenza, o che, cosa ancora più assurda, a me serviva parlare con un geofisico e lo andavo a trovare all'Università di Torino e lo avevo in casa. Allora lì ti accorgi che questo sistema deve funzionare, non può esistere una frammentazione di una struttura perché obbedisce ai sistemi di riforma che i vari CNR hanno avuto negli anni, a volte riforme fatte sulla carta ma mai pensate per risolvere i problemi. Allora in questo caso noi dovevamo trovare un elemento che servisse a far conoscere, a far dialogare tra di loro ricercatori di 3 sedi diverse, e l'unico elemento non poteva che essere il tema del grande progetto, del macro progetto di ricerca attraverso cui noi oggi andiamo avanti. Certo, per i grandi progetti, non per le singole realtà di rapporto con il comune, con un'associazione o con una struttura varia, ma nel grande progetto, mi riferisco ai PON, ai POR, noi abbiamo un sistema tale per cui abbiamo un ufficio progetti che gestisce una call interna per l'intero istituto, evidenziamo quelle che sono le tematiche su cui andare ad investire, i ricercatori scendono in campo, il ricercatore di Lecce parla con quello di Potenza con quello di Catania con quello di Cosenza e così via, e quindi si instaura un sistema e un modello di produzione, di lavorazione anche all'interno di quelle progettualità europee, spesso cervellotiche, spesso scoraggianti, perché molti a volte si scoraggiano, facendo realizzare dunque questa forte sinergia e questa forte coesione che porta poi al raggiungimento di risultati importanti. In che cosa? Nell'introitare quelle risorse finanziarie di cui oggi noi tutti abbiamo bisogno. E quindi questo ha portato, dicevo, in questi anni anche ad un forte dialogo tra le varie sedi. Allora io arriverò ora pian piano poi ad illustrare, ovviamente sulla base di quello che è il tempo a disposizione, anche per poter avere uno scambio con voi qui presenti in sala, ad illustrare alcune delle attività di ricerca su cui noi siamo un po' coinvolte, che in qualche maniera ci vedono protagonisti. Allora, quali sono le principali aree strategiche su cui andiamo ad operare? Il tema della ricerca archeologica, intesa ovviamente nel senso di un'archeologia che è sempre più moderna, più contemporanea, più al passo, pur non perdendo la nostra, lo diceva il professor Giardina, la nostra funzione di scienziato, no? di storico che lavora sulla cultura materiale, sul manufatto, ma dobbiamo necessariamente però andare un po' oltre.
E quindi la base di ricerca di nicchia, no? Quella ricerca di nicchia che ci siamo sempre tutti detti e dalla quale forse a volte non vogliamo neppure uscire, per noi diventano appunto base di partenza straordinaria. Dunque la ricerca, gli studi di storia dell'arte, lo studio sulle grandi cartografie, sulle immagini storiche, satellitare, fino ad arrivare appunto all'archeologia industriale. Perché appunto, lo dicevo prima, dobbiamo garantire sempre una sopravvivenza della ricerca di base, sfruttare questa forte multidisciplinarietà che si ha all'interno di una struttura come quella di un istituto del CNR e soprattutto per provare a declinare, per provare ad entrare con determinazione su quelle che sono le principali aree strategiche che i principali stakeholder, le grandi aziende, le grandi imprese, le grandi pubbliche amministrazioni. Noi lavoriamo, ho detto, su tre regioni chiavi del meridione con tre grandi città, Catania, Lecce e Potenza, che sono diventate per noi ormai delle strutture, delle istituzioni con le quali si dialoga attivamente, dove la nostra ricerca viene vista oggi come un valore aggiunto per la crescita, per la programmazione, per la pianificazione di queste città. Del resto non dimentichiamo che una delle esperienze più importanti che come istituto abbiamo avuto negli anni passati è stato proprio uno dei primi PON 1, ricerca e competitività 2007-2013, sul tema delle smart cities, che era legato a che cosa? Alle fruizione finale dei risultati della ricerca da parte, era un obbligo progettuale, da parte delle pubbliche amministrazioni. Cioè, in altri termini, quello che il rapporto 2017 oggi indica con forza, in altri termini tu produci ricerca, tu struttura di ricerca produci ricerca, ma questa ricerca, attenzione, non la lasciare al chiuso della tua stanza, la devi trasmettere all'esterno, ne deve fruire la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione ti ha detto sì, io sono disponibile a diventare un attore di questo tuo grande progetto di ricerca, purché io ne possa fruire. Ma quando la pubblica amministrazione ti dice che ne vuol fruire, è chiaro che non ne vuol fruire solamente il sindaco, la giunta comunale che ti hanno firmato e che hanno aderito a quell'idea, ne vuol fruire la città. Allora a quel punto tu che gestisci un istituto hai un compito importante, dire attenzione, bene, io devo lavorare su un doppio filone, un filone altamente specialistico che è quello nostro, per cui matura all'interno di questo lavoro il progetto sulla GIS e sul web GIS che abbiamo fatto su Catania, ma poi in parallelo devi pensare ad un altro linguaggio, ad un altro sistema di diffusione di quella ricerca a vantaggio totale dunque della città, dei cittadini. E lì ti accorgi che il 10%, il 20% è la comunità scientifica, l'80% è la città che ti conosce, che si rende conto dell'esistenza di un istituto di ricerca e si rende conto soprattutto di una cosa importante che noi spesso sottovalutiamo: l'investimento su chi fa ricerche di questo tipo. Perché il senso qual è? Chi investe risorse sulla medicina sa che la medicina salva vite umane, guarisce, fa passare le malattie, ma chi investe su noi poveri archeologi? Alla fine, qui diciamocelo tra di noi, quale vantaggio ne può avere? Allora noi oggi ci siamo accorti che con una divulgazione, Giulio ne è protagonista in qualche maniera delle attività da noi fatte, hai delle cartine di tornasole davvero straordinarie e ti rendi conto che quel processo di disseminazione di conoscenza viene veramente recepito. Allora tu hai delle soddisfazioni che davvero ti riempiono dunque di gioia. La forza di tutto questo è dato dalle persone, certamente, ma è dato anche dalla esistenza all'interno della struttura di diversi laboratori di cartografia, di remote sensing, di geofisica applicata al patrimonio monumentale, il nostro laboratorio coinvolto nelle indagini che stiamo facendo appunto all'Ocri insieme al professore Adornato e al team del laboratorio. Per che cosa? Per la creazione di mappe archeologiche, studio del paesaggio, analisi complessive legate a diversi aspetti. Qui mi piace citare soprattutto questa recentissima
esperienza portata avanti da un collega della sede di Potenza, Nicola Masini, un progetto vinto recentemente da Collo Horizon 2020, un progetto che è finalizzato alla creazione di che cosa? Di un centro di competenza, dei cosiddetti centri di competenza di cui tanto si parla nel rapporto 2017, che davvero vi invito a leggere, strutturato su lemmi specifici: centri di competenza, dottorati, dottorati industriali, cluster, tutti i temi che noi, ai noi, leggiamo. Io lo dico, come dire, da gestore ormai sono obbligato a conoscere questi, ma un giovane delle nostre, un giovane studioso che spesso si trova a parlare o a leggere che la ricerca va avanti per cluster, va avanti per centri di competenza o per aggregatori, si trova spesse volte in difficoltà. L'Europa ha capito che questo progetto aveva una forte potenzialità, quella cioè di creare dentro l'Istituto di Tecnologia di Cipro, dell'Università di Cipro, un grande centro di analisi sul monitoraggio satellitare, dove noi eccelliamo, dove le nostre strutture dell'Istituto hanno davvero risultati importanti, di creare questo centro di competenza per aggregare competenze, appunto, per evitare la frammentazione di metodologie anche tra le diverse strutture, unificare tutto, e dunque ci ha dato come dire, fiducia finanziandoci questo progetto. Siamo già al primo anno. E quindi questo cos'è? Altro non è che quella innovazione di cui tanto parlavamo all'inizio, no? Cioè un modo diverso di pensare, di ragionare, di innovare, appunto, nel metodo, nei modi di lavoro. Il tema della diagnostica è anche questo un tema per noi davvero importante, che ci porta a tutta una serie di indagini, di analisi che svolgiamo grazie a un laboratorio veramente all'avanguardia che abbiamo nel polo laboratoriale di Lecce, tutto un insieme di laboratori, di analisi, di microscopi, di diffattometri, di analisi per cromatografia, spettroscopia, tutta una serie di laboratori che noi dobbiamo e che utilizziamo per produrre ricerca, ma che utilizziamo anche per fornire servizi all'esterno. Questo sistema di fornitura di servizi è in fondo quello che un po' che spesso probabilmente molti di voi sentono, il sistema del conto terzi. Bene, questo sistema di conto terzi aiuta a far produrre ricerca, perché lavoriamo sul rosone della cattedrale di Lecce, ma allo stesso tempo per chi gestisce un istituto è importante, perché incameriamo risorse e quelle risorse le reinvestiamo immediatamente sulle giovani forze che stanno e che lavorano dentro quei laboratori. Allora, ecco, la ricerca diventa davvero lo strumento principale che non perdiamo mai di vista e che non va perduto mai di vista e che ci consente di dedicare ad essa il giusto tempo che essa deve, il giusto tempo che bisogna, appunto, dedicare, senza corse, senza velocità, ma che ci consente però di utilizzare al meglio, appunto, le risorse. E poi arriviamo a un tema davvero importante di cui non possiamo, noi tutti oggi non possiamo più fare a meno, proprio nell'obiettivo di divulgare, di diffondere la nostra attività di ricerca. Il tema delle ICT, dell'Information Communication Technology, oggi è strategico. Per un istituto che produce ricerca sul patrimonio archeologico monumentale, non possiamo fare a meno di utilizzare le tecnologie. Ma attenzione, anche qui con grande moderazione, perché noi, io lo ripeto sempre, noi non dobbiamo, non le tecnologie devono utilizzare noi. Noi dobbiamo utilizzare le tecnologie per far dire alle tecnologie le cose che noi vogliamo vengano dette. Per cui, quando noi assisteremo a conclusione
di questo mio intervento, vi proietteremo così per vederli un po' insieme alcune delle ricostruzioni che abbiamo fatto, che il nostro laboratorio di Lecce guidato dall'architetto Gabellone ha realizzato sull'anfiteatro di Catania, sull'anfiteatro di Lecce, sul teatro di Catania e così via. Dietro quei 4 minuti di video ci sono oltre 2 anni di attività di ricerca in cui quel team di archeologi, architetti, ingegneri, geofisici sono stati attorno ad un tavolo per lavorare, per vedere come. Io porto sempre l'esempio perché ci è capitato, Giuseppe qui lo sa, ci è capitato con l'anfiteatro di Catania, lavoravamo come con i Lego, oppure come un normale costruttore oggi si trova a costruire un palazzo o una struttura, a montare e rismontare quell'anfiteatro, perché attraverso le scansioni laser e tutta una serie di ipotesi, anche fatte dai colleghi tedeschi del germanico di qualche anno fa, non ci funzionava la struttura, cioè questo monumento rischiava di cadere a terra. Allora, e attraverso quel lavoro che se alla tecnologia dai un input diverso te lo risolve in un attimo, no? Ma produce un falso, no? Allora, attraverso quel fitto lavoro di stare attorno a un tavolo e di ragionare da archeologo, allora lì è quella tua ricerca che tu non stai per nulla snaturando, perché molti pensano, ma forse dedicandoti a queste cose tu vai a snaturare un po' la tua missione. No, assolutamente no, io non voglio perdere la mia identità di ricercatore, di archeologo, di studioso del passato per farmi utilizzare dalle tecnologie, tutto al contrario. Ed i risultati sono questi, quando dicevamo dagli addetti ai lavori in quella prima diapositiva, il Tempio di Apollo a Siracusa, noi lo vediamo così, tutti quelli che siamo in questa sala, se nascondiamo le 3 immagini, 1, 2 e 3, sapremmo parlare di quell'edificio in una maniera straordinaria, l'esempio più importante dell'architettura greca d'Occidente, colonne monoliti, potremmo dire di tutto noi, ma se usciamo al di fuori e se andiamo nella città di Siracusa e chiediamo ad un ragazzo delle scuole, quella è l'educazione, no? Al patrimonio di cui tanto si parla, ma cos'era quell'edificio, ti dirà le solite 4 pietre, ma non ne capisco nulla. Allora è su questo che nasce un percorso, purtroppo le immagini si vedono molto male, e da questo discorso che nasce appunto l'ipotesi ricostruttiva, dietro cui c'è anche qui un lavoro di oltre un anno e mezzo, che ti dà poi il risultato finale. E questo risultato finale che cos'è? È il risultato di uno scavo fatto tra i taccuini orsi, tra i magazzini del museo, per andare a rintracciare dei materiali detti provenienti dall'Apollonion, ma se provenivano dall'Apollonion dove sono stati trovati, dove stavano, cioè c'è tutto un lavoro dietro, per cui alla fine ne viene fuori un risultato di questo tipo. E così vale, non so se dipende forse dal videoproiettore, ma purtroppo si perde un po' la qualità, vale anche per il restauro virtuale, no? Che si riesce a fare integrando sui vasi attici, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo con alcuni colleghi, fino ad arrivare ad un tema davvero importante, che può sembrare anche questo una banalità, ma è quello che voi vedrete qui in questa diapositiva, il tema del gioco. Oggi si parla tantissimo il serious game, no? Il modo come attrarre, come disseminare ricerca attraverso anche il gioco. Può sembrare davvero, ancora una volta lo dico, lo ripeto, una banalità o una distrazione per chi opera su queste cose, ma non cambia assolutamente nulla nella nostra missione, perché noi abbiamo lavorato in questo straordinario progetto finanziato dal MIUR a una giovane startup catanese sul tema della serious game, i quali loro hanno messo le capacità e le competenze informatiche, noi abbiamo messo i contenuti, noi più di quello non sappiamo fare, cioè noi mettiamo a disposizione le nostre competenze, i nostri contenuti applicati ad un contesto straordinario, da una storia straordinaria, il complesso del monastero dei Benedettini di Catania. Eppure un'operazione di questo tipo, cioè la conoscenza di questo monumento attraverso il gioco,
crea un'impennata di conoscenza di quel monumento da parte delle scuole, da parte di tutti, di tutta una comunità che si avvicina a quel monumento e che quindi lo conosce con maggiore determinazione. Queste immagini le abbiamo tutti viste, quella dello spettatore che guarda dentro la cardboard per capire come era quel monumento in passato. E dicevo, la ricerca non si perde mai. Il tema della digitalizzazione, per esempio, è stato per noi un tema importante, ancora una volta connesso con il tema del monastero dei Benedettini, di questi monaci che avevano messo su una grande biblioteca, un grande museo di antichità, raccogliendo pezzi dal mercato antiquario, avevano volumi pregiatissimi. E allora qui, qualche anno fa, ancora una volta finanziata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ci siamo impegnati in questo progetto. Abbiamo investito su giovani competenze, abbiamo investito su giovani forze che si sono dedicate al tema della digitalizzazione, abbiamo messo su una infrastruttura digitale veramente d'avanguardia per l'Italia meridionale, con uno scanner planetario di straordinaria potenza, lavorando appunto al patrimonio librario dei monaci benedettini, all'interno di questo progetto Science and Technology Digital Library, portato avanti dal CNR, con un volume che ora in fase avanzata di pubblicazione, con la fruizione già di oltre 300 volumi del fondo di questa biblioteca. Qui altre immagini, alcune immagini del polo digitale che abbiamo creato all'interno della Biblioteca Civica Ursino Recupero all'interno del monastero, e che è stata la prima parte di un grande progetto che oggi va avanti, e firmeremo a giorni una seconda fase, va avanti all'interno sempre dell'Agenzia Digitale, dell'Agenda Digitale Italiana, finanziata dal patto per Catania precedente governo Renzi. Ancora una volta lì cosa emerge? Emerge che la città di Catania si rende conto di avere delle grandi potenzialità, le deve mettere a sistema. Chi può fare questo? Qual è il centro di competenza che ha queste competenze, scusate il gioco di parole, su questi temi? Il CNR, affidiamo tutto al CNR. Allora da qui parte appunto l'interesse nostro di lavorare su questo grande progetto, per un obiettivo ancora una volta finalizzato a quella che è la nostra missione: fare ricerca per poi divulgarla investendo su competenze, cioè investendo su giovani forze. Questo è quello che a noi interessa fare all'interno dell'istituto. E il tema della missione archeologica, cioè della nostra principale, come dire, del nostro principale divertissement, è proprio quello di lavorare nelle grandi missioni archeologiche. Lavoriamo in Perù, lavoriamo in Albania, lavoriamo in Turchia a Sagalassos, a Pompei, insieme alla nostra amica Anna, a Hierapolis di Frigia, a Prinias a Creta. Anche qui gruppi di ricercatori che portano a vantaggio, sta capitando molto davvero con grande interesse in Albania, portano fuori dalle nostre strutture le nostre competenze, istruiamo i ricercatori e i funzionari che lavorano nelle strutture albanesi. In questo momento ci sono in istituto da noi 8 giovani funzionari dall'Albania, Montenegro, Egitto e Tunisia, che sono venuti dentro il nostro istituto in un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri, sono venuti dentro il nostro istituto ad imparare come si fanno le cose. È la seconda esperienza. La prima esperienza ha visto un giovane egiziano, due bravi giovani egiziani che oggi hanno messo a disposizione, sono bravissimi, sono diventati davvero bravi nel nuovo grande museo egizio a cui si sta lavorando al Cairo. E quindi per noi quello è un elemento di grande soddisfazione.
ricerca, dicevo, i nostri prodotti sono quelli un po' di tutti, pubblicazioni, i cosiddetti prodotti della ricerca di cui tutti ci chiedono. Abbiamo creato una serie monografica dell'istituto, le pubblicazioni dei diversi ricercatori confluiscono in queste sedi e quindi lavoriamo davvero tanto nella pubblicazione dei risultati scientifici. Diamo i numeri e quindi qui ritorniamo al discorso che dicevo in apertura, cioè il tema delle risorse. Forse ci si sorprenderà guardando questa diapositiva che un po' ho fatto fare alla mia amministrazione qualche giorno fa per altro motivo. Se voi guardate questa diapositiva, ci accorgiamo di come nel periodo 2011-2016 l'istituto in tutte le sue tre sedi con oltre 100 ricercatori che lavorano ha avuto un introito complessivo di quasi 6 milioni di euro, che per un istituto a matrice umanistica, guardate bene, è davvero una cifra folle, perché riuscire a recuperare queste risorse, noi lavoriamo davvero tanto con le regioni. Il collega Sabia, che qui è una delle nostre figure straordinarie nel dialogo con la regione Basilicata, che ancora una volta non ci vede più come persone esterne, come una struttura esterna, ci vede invece come la soluzione per i problemi di gestione e di spesa delle risorse di queste nostre regioni, no? Sappiamo tutti i problemi che spesso si sentono, anche si leggono sulla stampa di regioni del meridione, ai noi della regioni convergenza, che spesso restituiscono le risorse all'Europa perché non riescono a spenderle. Ma perché non si riesce a spendere? Perché è mancata questa forte sinergia tra un apparato politico, qual è quello della regione, quindi tra la politica in generale, e chi invece deve produrre conoscenza, deve riempire di contenuti le grandi stanze, appunto, della politica, che altrimenti rischia, come è accaduto ai noi, di restituire risorse all'Europa. Allora lì noi ci inseriamo davvero con grande forza, per cui non c'è un progetto, non c'è un'attività nella quale noi diciamo: ma noi ci siamo, noi siamo capaci di fare questo. E quindi risolvi allo stesso tempo due problemi: un problema nostro di gestione della ricerca, di produrre ricerca e quindi di investire sulle giovani forze, e un problema della regione o dell'ente o della struttura che si trova ad avere un interlocutore affidabile a cui affidare, appunto, le proprie attività. Allora, fatto questo quadro, qual è allora la direzione che davvero a un istituto di ricerca oggi bisogna dare e che abbiamo pensato di dare? È chiaramente quella di puntare tutto sulle persone. Le persone rappresentano l'anima, dunque, di una struttura come questa. All'interno di quella saggia rapporto tra hard e soft skills, tra competenze orizzontali e competenze verticali, per cui non bisogna prendersi dal panico nei momenti di criticità delle risorse, che ai noi capita, a volte capita, specie in questa fase di transizione, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di saper dialogare con anche attori diversi, verso cui tu spesso dici: ma io devo andare a parlare con un'impresa per convincerla ad investire su questo mio progetto, ma no, magari non lo faccio perché è più comodo per me rimanere dietro il tavolo di una biblioteca e studiare. Allora, anche questa è stata una innovazione che abbiamo cercato un po' di trasmettere all'interno del nostro istituto, per far capire che tu non perdi la tua identità, ma riesci comunque a portare avanti il tuo mestiere anche con il coinvolgimento di ogni genere di persona. Purtroppo questa diapositiva è nerissima, ma vi assicuro che i miei la conoscono bene. Si vede un giovane artigiano catanese che ci ha aiutato in un'operazione importante, che poi vedremo non si può correggere il monitor, vero, il colore? Oppure se spegniamo le luci completamente forse si riesce.
Ah, vengo totalmente nero io, vabbè. Ma se volete ora si può mandare, se volete per un momento mando la solo questa. Sì, sì. Giusto per vedere la slide. Sì, ecco, è un modo in cui anche le competenze di un umile artigiano come quello che voi vedete qui è stata per noi importante in che cosa? In un progetto a cui accennerò poco più avanti, focalizzato su un monumento nel quale abbiamo lavorato 2 anni, Giulio ne è testimone, e che è stato anche questo motivo dunque di soddisfazione. Dalla ricerca nascono le idee, lo sappiamo tutti, nascono soprattutto sfide che bisogna saper anche sostenere, lanciare nei confronti di chi, e questo è il caso specifico del monumento al quale accennerò a breve, nei confronti di chi ha invece la propria specifica responsabilità di gestire un monumento ma non riesce a farlo. Allora lì siamo subentrati noi, vi spiegherò in qualche più avanti praticamente come abbiamo fatto. È chiaro che per fare tutto questo si ha bisogno di un contesto, che la forza alla quale noi tutti archeologi ci aggrappiamo. Serve un contesto, un luogo ideale nel quale riuscire davvero a sperimentare tutto quello che un po' ci stiamo dicendo oggi pomeriggio, e non può che essere la città. Non è la missione archeologica, sì, è bella lavorare in una città morta, è bello lavorare a Pompei, è bello lavorare a Sagalassos, è bello lavorare altrove, ma noi ci stiamo divertendo tantissimo, cito solamente qualche caso, forse anche per campanilismo, essendo catanese, il caso di Catania, sul quale veramente ci stiamo davvero divertendo. Ma cos'è la città? Tutti noi studiosi, il professore Giardina ce lo può davvero dire da grande maestro, qual è il senso della città per noi oggi? Forse la definizione più appropriata, che mi è piaciuta leggere qualche tempo addietro, è proprio quella definizione che un sindaco a voi vicino, La Pira di Firenze, qualche anno fa diede quando riunì a Firenze tutti i sindaci delle città europee, e lui disse: la città in fondo cos'è? È un patrimonio visibile ed invisibile, reale ed ideale, noi dobbiamo usare, migliorare e ritrasmettere la casa comune. Quindi la città noi l'abbiamo vista come una grande casa, e quando io parlo di città parlo appunto di grande contenitore, e quindi parlo della governance di questo territorio, parlo dunque della pubblica amministrazione, che è il nostro principale interlocutore, no? E quindi la città è questa, quella che noi vediamo qui, una bellissima immagine di Piazza Duomo a Catania, la città antica, la città settecentesca, la città romana che sta immediatamente sotto. Ma come vediamo noi la città oggi? Noi vediamo la città, ho dato questo titolo a questa slide, nelle nuvole, non è la città, è nella nuvola di punti che noi stiamo facendo attraverso un progetto che Nino Mazzaglia sta coordinando di analisi di battitura con laser scanner, di tutta acquisizione laser scanner di tutta gran parte della città di Catania, del centro storico della città, in maniera tale da acquisire tutte le emergenze archeologiche che noi già conosciamo, visibili ed invisibili. Dico invisibili perché in parallelo corre un progetto di indagini geofisiche e geoelettriche su gran parte del territorio urbano, quindi non vi dico il caos compiere queste analisi in un traffico caotico come quello della città di Catania, ma proprio per mettere questo patrimonio di questa sovrapposizione delle due città, che a parte il grande terremoto del 1693 che in qualche maniera le squarciò in due, sono andate avanti senza soluzione di continuità, no? E quindi questa grande acquisizione della città in nuvole di punti ci porterà a che cosa? Ci sta portando ad acquisire tutto il patrimonio archeologico complessivo in tutte le sue singole minute emergenze, che
poi ci porteranno un giorno ad avere città antica e città moderna insieme, a spegnere i livelli della città moderna e ad avere in un sol colpo l'intera città antica. È un progetto questo davvero importante, che ha già avuto i primi risultati nel volume che è uscito qualche mese addietro, perché lavorare nella città e per la città è diventato anche il modo davvero attraverso il quale metti a disposizione questa ricerca, vedi che ne hai un riscontro davvero forte nella comunità locale ed elabori soprattutto modelli operativi, no? In questa città, come vedete, uno scorcio dell'anfiteatro con il monumento della Catania moderna, di una città quale chi di voi l'ha visitata, immersa tra il fuoco dell'Etna da un lato e le grandi acque sempre dell'Etna che hanno fatto questa città grande. Basti solo pensare a quanti impianti termali la città aveva appunto in passato, e su tutto questo noi ci siamo dedicati davvero con grande attenzione, formando tantissimi giovani, mettendoli direttamente, Giuseppe ne ha coordinati parecchi, dei ragazzi che sono quotidianamente sul campo a guidare e a lavorare all'interno, chi dell'anfiteatro, chi delle terme, un momento di formazione davvero straordinario, per cui questa grande città, la città moderna che convive appunto con la città del passato, vedete questo è il tratto di Via Etnea con la piazza Stesicoro, con questa piccolissima porzione di anfiteatro che in realtà scorre appunto tutto al di sotto, imponeva chiaramente una visione, un approccio globale al tema complessivo, proprio in un momento in cui, lo dicevo poco fa in apertura, si parla tanto di città tecnologiche, si parla delle smart cities, di queste città che devono avere una visione tecnologica fortemente proiettata verso il futuro, ma noi pensiamo alla smart cities con la nostra visione di una sorta di smart archeologi, di un'archeologia quanto più intelligente, che utilizzi sempre più i risultati della propria ricerca per elaborare, lo dicevo poco fa, per elaborare dei modelli operativi che siano utili per noi, ma siano utili soprattutto per chi questo mestiere dovrà un giorno farlo, o dentro la nostra struttura o, ai noi, per contingenze che un po' tutti noi conosciamo, all'esterno della nostra struttura. Da qui il tema delle start-up, degli spin-off di ricerca, su cui noi lavoriamo tanto, perché siamo consapevoli, e lo dico sempre agli oltre 20 ragazzi che tra Catania, Lecce e Potenza ci sono, guardate che gli spazi sono quelli che sono, la politica della ricerca oggi è in grande crisi, e per cui troviamo delle soluzioni parallele per cui voi possiate continuare a fare ugualmente il vostro lavoro in una sorta di cordone ombelicale con la nostra struttura, continuando a fare ricerca, se non all'interno della struttura direttamente, in struttura latere che usufruiscono appunto di questi risultati. Allora pensiamo il tutto a qualcosa di quanto più pubblico possibile. Attenzione, su questo noi ci lavoriamo davvero con determinazione, per un motivo molto semplice: noi lavoriamo con risorse pubbliche, i dati nostri devono essere obbligatoriamente pubblici. Voi avete lo straordinario esempio proprio qui di Pisa, no? Del Mappa Project, che è nato proprio con l'idea di essere a vantaggio della pubblica amministrazione, no? E quindi torna allora davvero quella parola lapina di usare, migliorare e ritrasmettere la casa comune, di avere di mettere a disposizione un po' di tutti quello che che sono dunque i nostri sforzi. E su Catania noi stiamo lavorando sul passato della città, sul presente, una delle tante foto, delle bellissime foto aeree che abbiamo fatto su Catania da elicottero attraverso una convenzione tra il CNR e l'ARMA del nucleo
tutela patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che di tanto in tanto ci fa delle ci consente di fare delle passeggiate di monitoraggio, diciamo, sulla città o su aree archeologiche, e che ci dicono dunque di stare, di lavorare sul presente della città, quindi investendo i temi della tutela, della conoscenza, sì, della tutela, perché la tutela è in capo alle soprintendenze, lo sappiamo tutti, ma noi viviamo l'esperienza tutta italiana di grandi cesure tra l'università, le soprintendenze, il mondo della ricerca. Dobbiamo andare necessariamente a risolvere questa frammentazione che ha creato, come ben sappiamo, tanti danni e tante separazioni e tanti arretramenti, appunto, nella produzione di conoscenza. Bisogna andare a guardare dunque al futuro, e quindi quella ricerca nostra diventa oggi fondamentale, strategica per una pubblica amministrazione che sta pensando in questi mesi al nuovo piano regolatore e che ci chiede: ma cosa abbiamo in quella zona della città? Perché in soprintendenza non hanno nulla, l'archivio è vuoto, totalmente vuoto, ma ci dite, ci fate interrogare il vostro sistema. Il nostro sistema è pubblico, lo può interrogare chiunque, basta collegarsi al sito che Nino Mazzaglia gestisce, che stanno aprendo a giorni, per avere immediata fruizione di quei risultati della nostra ricerca messi a disposizione, perché è stata fatta con risorse pubbliche, messa a disposizione appunto di tutti. Allora, quale direzione dunque per la ricerca? Guardate questa bellissima veduta dell'asse di Via Etnea che guarda con l'Etna sullo sfondo. Allora la ricerca davvero diventa non più puro intellettualismo, ma diventa una missione chiave verso una comunità che non diventa allora più una semplice spettatrice, ma diventa attore, diventa attrice protagonista. E il patrimonio culturale non viene visto più come un impedimento, ma anche come risorsa. E allora arriviamo pian piano al tema della divulgazione, cui accennavo in apertura. Divulgazione non è più un obbligo, ma se vuoi farlo lo fai, oppure ti tieni i dati tuoi per te. Divulgazione significa oggi dovere. Da qui è nato appunto il grande progetto su Catania, abbiamo giocato sulla su siti, su CT, open, perché dati liberi e totalmente aperti e disponibili per il pubblico, questa grande piattaforma informatica che gestisce praticamente tutto, dalle carte storiche alle fotografie, alle carte tematiche, a tutto il noto edito ed inedito sul patrimonio di questa straordinaria città, gestito attraverso una banca dati, un sistema di catalogazione e gestione informatizzata di tutti i dati, che sono già disponibili nel primo volume che abbiamo pubblicato proprio su OpenCity, in cui abbiamo presentato proprio la piattaforma informatizzata. La gestione di tutte le procedure, di tutto il sistema GIS, è affidato al nostro bravo Antonino Mazzaglia qui in sala con noi, piattaforma GIS, che restituiscono, sfogliando come in un normale libro, la città del presente, le diverse città del passato, le evidenze archeologiche, monumenti, sepolture, le grandi campagne di geofisica fatte in tutte le parti della città, tutti i dati totalmente nuovi, che stanno servendo davvero in una maniera importante a riscrivere di sana pianta parti nuove della conoscenza della topografia e dell'urbanistica di questa straordinaria realtà, e che serve, dicevo, proprio a, ed è questa la grande utilità di cui una pubblica amministrazione ha bisogno, serve a costruire il nuovo piano regolatore, i piani urbanistici, le carte dei vincoli. Vai in una soprintendenza a chiedere i vincoli archeologici: ma quali sono, ma dove sono, sono frammentati, ma qui ne abbiamo alcuni. Oggi noi qui abbiamo la possibilità di gestire l'intero sistema dei vincoli archeologici che
esistono nella città e che diventano dunque dirimenti in qualsiasi lavoro, anche di programmazione di passaggio dei tubi del telefono, dei tubi dell'acqua, e che questo debba avvenire chiedendolo a un istituto di ricerca piuttosto a chi fa tutela, dimostra a volte come forse non si è centrato molto bene nella politica, come dire, complessiva il tema di chi deve fare cosa. Ma questo non significa che non è competenza mia e non lo faccio, e lo vedremo più avanti con l'esperienza dell'anfiteatro. Le carte di potenziale archeologico che ci portano pian piano a conoscere, forse c'era quel tratto di video, vabbè, lo vedremo più avanti. E in tutto questo dunque ben si collocano le indagini sulle, dicevo, il tema delle acque, no? La città fu interessata dall'acqua che veniva dall'Etna, che passa attraverso il teatro in tantissime parti della città, che forniva in antico i molti impianti termali che all'interno della città vi stavano, incluso questo straordinario complesso che sta qui sotto, al di sotto della cattedrale, e che noi ammiriamo in questa straordinaria scansione che abbiamo realizzato con i nostri bravi tecnici, che ci vedono la cattedrale sopra e immediatamente sotto, separata proprio da pochi metri, questo straordinario complesso di età romana, di impianto termale, punto interrogativo, ma era davvero un impianto termale? Per consuetudine si parlava sempre di un impianto termale, ma stando lì dentro due anni si è scoperto poi alla fine che di termale aveva poco e che poi in una fase finale fu trasformato appunto in latrina. Ma quello cos'è? Era un lavoro che era nato all'interno di quel progetto di ricerca di cui vi dicevo poco fa e che ci è servito per avanzare nella conoscenza di questo monumento nel frattempo che producevamo i dati da mettere a disposizione della città. Guardate queste straordinarie scansioni che fanno vedere proprio l'intera estensione del monumento al di sotto del piano di calpestio. Qui siamo Piazza Duomo, no? È la città che l'intero monumento che si snoda sotto, si entra da questa porticina e si procede all'interno di questo straordinario complesso. Tutto questo dunque ha portato a cosa? All'indagine complessiva della città, alla individuazione, grazie alla geofisica, dei diversi geofisica e geoelettrica, alla individuazione dei diversi punti di passaggio delle acque della città. Ecco, vedete parte delle indagini geofisiche nell'area di Piazza Duomo, alla ricostruzione appunto dei diversi canali che rifornivano l'impianto termale che vedete appunto qui, l'intero studio del monumento, anche in una logica di, lo vedremo più avanti, di vera e propria archeologia dell'architettura. Abbiamo laureato qualche settimana fa una bravissima studentessa che si è cimentata in uno studio dell'architettura, delle stratigrafie di questo monumento, che è davvero importante, è davvero straordinario, in un lavoro proprio tra archeologia e archeometria. Il ruolo delle acque, dicevo, davvero importante, un impianto termale, un impianto caratterizzato da una interessantissima decorazione che sta quasi per scomparire del tutto, la scansione laser dell'intero complesso, guardate questa bellissima sezione, e poi la rilettura del monumento che ci ha portato qui con Giuseppe, che si è dedicato insieme a tanti giovani ragazzi alla interpretazione complessiva del monumento. Siamo chiaramente in un complesso di una latrina e gli esempi a confronto che vedete qui ce lo dicono molto chiaramente.
E l'utilizzo delle tecnologie allora qui diventano davvero importanti per fare un lavoro analitico sulla stratigrafia degli elevati e che ancora una volta, ripeto, servono a conoscere il monumento, a far avanzare la ricerca e a sviluppare, come è stato il caso di questa nostra giovane Lucrezia, a sviluppare appunto una nuova competenza che ci troviamo oggi in house da mettere appunto all'interno della nostra struttura. Era un tema questo importante che, nato con Catania, piano piano abbiamo poi esportato fuori. I colleghi belgi con i quali lavoravamo già da parecchi anni, ma per lo studio dei materiali in coroplastica, anche il nostro Giulio è stato qualche anno con noi a Sagalassos, ci ha visti entrare con grande attenzione nel grande complesso delle terme romane di Sagalassos, un impianto davvero straordinario, bellissimo. Un complesso che purtroppo rischia di cadere proprio per le numerose infiltrazioni d'acqua che arrivano dalla montagna che sta qui alle spalle, verso cui bisognava avere una visione d'insieme che noi abbiamo avuto già da 2 anni, da quando siamo arrivati, una grande scansione dell'intero monumento, una individuazione, una grande campagna di indagini di geofisica ed elettrica che ci ha portati alla visione di tutto quello che era il sistema di infiltrazione delle acque, per studiare un eventuale, perché su questo monumento davvero importante, per intenderci il monumento da cui provengono questi capolavori, la bellissima testa di Adriano e quella di Marco Aurelio, ci sono qui alcune foto al momento dello scavo nel 2007-2008, il Marco Aurelio del 2008, per studiare appunto tutto il sistema di arrivo delle acque in un sistema che i turchi ancora provano a puntellare laddove possono in qualche maniera, ma la Global Heritage Fund, che su questo vuole investire delle risorse, allora ci ha detto di vedere in maniera analitica quale possono essere i sistemi per monitorare, per provare a conservare questo complesso. Ahi noi, la situazione triste di qualche anno fa in Turchia ci ha bloccati per un anno a riprendere i lavori, ma li riprenderemo appunto quest'estate, sperando che la situazione in qualche maniera, tra licenze revocate e non revocate, appunto rientri. Qui alcune delle foto dei nostri ragazzi al lavoro in questa località straordinaria che vi invito a visitare, a 1500 metri sul livello del mare. Qui alcune delle immagini che danno appunto l'idea dello studio dei vari percorsi dell'acqua che penetrano man mano all'interno del monumento fino a danneggiarlo in una maniera veramente critica. E da qui dunque ci avviamo a che cosa? A quello che dicevo appunto in apertura. Produciamo, i nostri prodotti sono questi, ma ancora una volta questa ricerca è fine a noi stessi, resta all'interno delle nostre strutture, oppure dobbiamo davvero andare oltre i noi semplici addetti ai lavori, come dicevo in quella prima apertura, prima diapositiva di apertura. Allora, quel triangolo cui accennava il professore Giardina, conoscenza, innovazione ed educazione, per cui oggi fa parlare tanto di una università, ma diciamo anche di una ricerca imprenditoriale, questa tripla elica che il rapporto 2017 evidenzia davvero come punto di forza per un cambiamento in meglio delle università e del mondo della ricerca oggi, ci dicono che proprio sul tema della conoscenza, dell'educazione, dunque di quella che noi oggi ricordiamo come terza missione, bisogna davvero lavorarci con grande attenzione. La ricerca fa bene alla comunità, lo diceva qualche settimana addietro su un editoriale del Sole 24 Ore, ed è proprio con questo spirito che noi
qualche anno fa, qui c'è una bella immagine dell'anfiteatro che purtroppo si vede male, dentro questo monumento, vi ricordate quella diapositiva in cui dicevo idee e sfide servono per mettere a disposizione la nostra ricerca a vantaggio della comunità. E allora dentro questo monumento noi abbiamo coniato poi questo claim entra nell'arena, dentro questo monumento noi abbiamo lavorato per oltre 2 anni in una maniera davvero importante, abbiamo prodotto dei lavori davvero straordinari nella ipotesi ricostruttiva in quel video che vi faremo vedere appunto dopo, una grande campagna geofisica anche in tutti questi angoli, una campagna di elettrica che ci ha fatto mettere in luce l'intero complesso come esso doveva appunto essere in passato. E a un certo punto però ci siamo accorti che di questo monumento non se ne riusciva praticamente a fruire, perché la tutela era la tutela e la valorizzazione, purtroppo la Regione Sicilia è abilissima nel fare delle continue riforme dei beni culturali in parallelo alle riforme statali, perché noi siamo in autonomia speciale, quindi abbiamo una nostra struttura che gestisce i beni culturali. La tutela oggi è nelle mani della soprintendenza, la valorizzazione nelle mani dei poli museali che hanno musei e parchi archeologici. L'anfiteatro, al solito, nel rimpallo delle parti non si capiva se doveva andare alla tutela o alla valorizzazione. Il risultato qual era? Il risultato era che questo monumento, dentro il quale noi avevamo lavorato per 2 anni, era rimasto totalmente chiuso e abbandonato nel centro della città. Eppure noi avevamo lavorato lì dentro per 2 anni, avevamo prodotto davvero dei risultati importanti e quindi in qualche maniera ci dicevamo spesso, qui Giuseppe e Nino sono protagonisti anche, ci dicevamo spesso: ma è assurdo che noi abbiamo fatto tanto per questo monumento e non lo riusciamo in qualche maniera a far fruire, a mettere anche a disposizione i nostri risultati di ricerca. Allora, dopo un lungo periodo di chiusura e dopo con l'erba che aveva raggiunto ormai altezze enormi, un giorno prendo carta e penna e scrivo una lettera aperta sul giornale. Ho detto: è impossibile che questo monumento resti totalmente chiuso da anni, per anni, con l'erba alta e con noi che abbiamo utilizzato risorse pubbliche per farlo conoscere meglio, ed oggi nessuno, neppure i ragazzi delle scuole, possono accedere dentro questo monumento. Ho fatto una cosa molto provocatoria, ho detto: affidatelo a noi istituto di ricerca, abbiamo, come sappiamo, un'altra missione che ci stiamo dicendo oggi, affidatelo a noi e proveremo a fare qualcosa un po' di nuovo, vi lanciamo questa sfida. Come al solito pensavamo che la sfida finisse lì, in realtà dopo 2 giorni la sfida è stata colta, per cui l'assessore ci convoca, benissimo, anzi devo dire, si sono scrollati un peso, no? Di dosso, benissimo, abbiamo trovato finalmente a chi dare questo monumento, in barba ad ogni norma, ad ogni burocrazia che generalmente ingessa tutto, benissimo, firmiamo l'accordo con l'assessore che ci dà questo monumento in gestione vera e propria. Abbiamo detto: benissimo, dateci questo monumento in una gestione del tutto sperimentale, noi proveremo a realizzare per un periodo determinato di 6 mesi, non oltre, poi ce ne usciamo, un modello di lavoro per far capire come questa ricerca può essere messa a disposizione della città, attenzione, non da guide, ma noi l'abbiamo fatto tutti, Nino e Giuseppe lo fanno, svestono i panni del ricercatore e vanno a spiegare per oltre un'ora, proiettando in uno dei setti del monumento il video di ricostruzione, accedendo anche nella parte inaccessibile, andiamo a spiegare cos'era questo monumento per la città. Un risultato davvero impressionante, di visite enormi, gestite attraverso un sistema di prenotazione fatto dai nostri giovani, che acquisiscono le prenotazioni di chi vuol visitare questo monumento. Il risultato qual è stato? Risultato straordinario, grande eco sulla stampa,
Lo abbiamo gestito per 6 mesi. Alla scadenza dei 6 mesi, anche il nostro Giulio ha partecipato a molte delle attività all'interno, alla scadenza dei 6 mesi, ecco questa è la serata, perché poi abbiamo realizzato delle mostre all'interno, alla scadenza dei 6 mesi noi abbiamo finito la nostra missione, ritorniamo al nostro lavoro. L'assessorato: no, Alta, avete lavorato talmente bene che ve lo diamo per un altro anno. E quindi caricandoci ancora di più di un peso, qual era il nostro messaggio in tutto questo? È che dietro un'operazione di questo tipo c'è proprio quella innovazione di cui dicevamo in apertura, cioè c'è la possibilità di far lavorare giovani che si formano dentro le nostre strutture, che nella formula dello spin-off o nella formula di una startup a cui si sta lavorando in queste settimane, alla fine possano diventare i gestori di un sito, perché il pubblico, la struttura pubblica dell'Elefantiaca del sistema regionale non riesce a garantire né non solo la tutela che realizziamo con quel signore che vi ho mostrato, la pulizia con quel signore che vi ho mostrato in quella diapositiva, ma non riesce a garantire neppure la valorizzazione. Allora questo diventa una qualcuno potrà dire: ma come, tu devi fare l'istituto di ricerca e vai a imbarcarti in un'operazione di questo tipo? Questo è quello che io chiamo la responsabilità civica che ognuno di noi ha, perché trovavo davvero assurdo che l'aver svolto dentro quel monumento 2 anni di attività di ricerca venisse in qualche maniera persa e non potesse essere fruita da chi in realtà quella ricerca, con un linguaggio diverso, ne avrebbe avuto tutto il diritto di fruirla. Ecco alcune delle immagini della serata di apertura, fatto, dicevo, da tutte le nostre persone, da molti dei nostri ragazzi che lavorano all'interno della struttura, da chi disegna i pannelli, da chi li progetta, da chi li stampa e da chi poi realizza anche e consente di vedere, poi lo faremo vedere alla fine, il video ricostruttivo dell'intero monumento, che dà la possibilità a grandi e piccini di trovarsi per un attimo dentro l'arena e di godere appunto di questo straordinario monumento. Guardate qui alcune delle immagini e l'ipotesi ricostruttiva del monumento, che ripeto, io vedo molto bene, ma qui è un po' annerita. Anche la possibilità di poterne fruire attraverso una piattaforma informatica che ti consente di muoverti come una sorta di vero e proprio virtual tour dentro il monumento. Questa è tutta la parte nascosta del monumento, che sta al di sotto dei palazzi settecenteschi della città e che non è stata mai aperta al pubblico, che noi abbiamo fatto ripulire e riaprire al pubblico, generando che cosa? Degli eventi con oltre 1500 fruitori, con tantissimi studenti delle scuole che con grande interesse hanno fatto a gara per vedere appunto e per fruire di questo monumento, un modo in cui far riappropriare del bene, di un bene, ma ne avremo la possibilità di farlo per tantissimi beni appunto della città, quindi un'occasione davvero importante. Tutto questo andava in una direzione nella quale noi avevamo un po' in qualche maniera ragionato già qualche anno prima, quando proprio all'interno di quel PON che vi ho ricordato prima, quel PON ricerca e competitività, avevamo previsto la creazione di questo Living Lab. Qui vediamo l'inaugurazione fatta dall'allora presidente del nostro ente, professor Nicolais, dal sindaco Bianco, di questo spazio dato a noi a disposizione dal Comune di Catania, dove noi facciamo fruire quotidianamente attraverso i nostri giovani che stanno lì dentro, facciamo fruire appunto di tutti quei prodotti multimediali sul patrimonio culturale della nostra città attraverso video multimediali, dei tavoli touch, delle TV touch, un modo ed è uno strumento davvero importante che serve a conoscere noi, ma serve
serve soprattutto a conoscere appunto la città. Un sistema, questo del Living Lab, che sta nel centro storico della città di Catania, che ha avuto tanti riconoscimenti, ha avuto il premio SMAU 2015 delle Smart Communities, che ha avuto un eco notevole da parte e che è gestito appunto da tanti giovani, da tanti ragazzi, all'interno di un progetto finanziato dalla regione, finalizzato proprio a cosa? Alla creazione di uno spin-off accademico tra ente di ricerca e giovani che decidono di diventare, come diceva quella diapositiva, una università imprenditoriale, una ricerca imprenditoriale, e che quindi utilizzano quella conoscenza per sostenersi anche economicamente nel loro futuro. Questo è stato il vantaggio di tutta l'attività di ricerca sulla quale davvero ci siamo impegnati con grande entusiasmo in primissima battuta. Cosa ha portato tutto questo? Ha portato ad una forte conoscenza di chi produce questi contenuti. Allora tutto a catena diventa sempre più intrigante. Perché? Perché la città di Catania si è finalmente dotata di una metropolitana, e quindi ci dicono: ma stiamo realizzando la stazione della metropolitana a 20 metri dall'anfiteatro di Piazza Stesicoro, come possiamo fare rendere questo spazio inclusivo? Allora, un ulteriore modo di divulgare la nostra ricerca, per cui con quel claim Catania torna nell'arena, oggi chi visita la metropolitana di Catania, un po' come accade a Napoli, come accade ad Atene, forse Giorgia non l'ha ancora visto, chi scende ad utilizzare la metropolitana di Catania, la stazione Stesicoro, si troverà immerso in quel contesto storico che vede a 20 metri appena usciti dalla stazione. Quindi ha pienamente contezza che uscendo alla fine delle scale mobili si troverà il grande monumento dell'anfiteatro, oppure scende le scale mobili e si troverà una timeline che almeno lo educa sulla storia della città, e che quindi serve ancora una volta a disseminare la nostra attività di ricerca. Questo è frutto di un accordo fatto con la metropolitana. E chiudiamo con un evento che si aprirà a breve, ancora una volta, ma la vostra ricerca come la si può utilizzare? Allora, l'aeroporto di Catania tra il 26 e il 27 maggio, perché ormai c'è la moda, avete visto, l'aeroporto di Napoli è diventata una galleria di sculture, la società Aeroporto di Catania ci dice: ma abbiamo questi spazi tra il 26 e il 27 maggio, Catania, interessata dal G7 di Taormina, sarà un luogo frequentato da tutti i capi di Stato, da oltre 4.000 addetti stampa e così via. Come possiamo dare l'idea di quello che vedranno in Sicilia? E allora ancora una volta ci chiedono: ma i vostri risultati della ricerca in qualche maniera possono essere divulgati in uno spazio? Allora, quella vostra ricerca può diventare veramente quel public engagement di cui tanto oggi appunto si parla? E dentro l'aeroporto di Catania, in queste settimane, i nostri bravi architetti stanno lavorando proprio a questo, cioè a creare questo spazio dove ci sarà la riproduzione. Abbiamo stampato in 3D la bella testa del Kuros di Lentini del Museo di Castellorsino, alcune riproduzioni di reperti archeologici e soprattutto la possibilità di fruire in alcuni dei video di alcune ricostruzioni di alcuni monumenti chiave della città di Catania, del teatro di Siracusa, del teatro greco-romano di Catania, dell'anfiteatro o ancora di altri siti di noto di Messina, attraverso, dando la possibilità appunto a chi starà all'interno di questo spazio per questo periodo, ma probabilmente l'aeroporto lo vorrà far diventare un luogo di disseminazione per chi arriva in Sicilia. L'aeroporto di Catania è frequentato da milioni di passeggeri. Allora, ancora una volta, il nostro vantaggio qual è? Che la nostra ricerca diventa quanto più sociale possibile, ancora
ancora di più, no? E quindi viene conosciuta, viene apprezzata, viene appunto conosciuta da chi in qualche maniera si troverà a visitare questa porzione della Sicilia. Queste alcune delle parole chiavi che stanno all'interno di questo spazio in allestimento che, ripeto, a breve sarà prontissimo. La ricerca è sempre fatta di persone. Qui il nostro Giulio ci immerso nell'anfiteatro nei suoi lavori serali di divulgazione dell'attività svolta all'interno. Tutti ne siamo protagonisti, qui alcuni dei ragazzi, e con questa bella immagine dell'Etna scattata in occasione di una recentissima eruzione, davvero vi ringrazio per la spero di non avervi annoiato. Grazie. Grazie, prima di lasciare il microfono a Gianfranco Adornato che seguirà e coordinare il dibattito, solo alcune impressioni molto così emozionate, devo dire, perché non ero... Conoscevo questo istituto, ma non pensavo di trovarmi di fronte a tutto questo. Un'enorme ammirazione, naturalmente credo che di poter interpretare l'opinione di tutti per questa realtà, insomma, realtà senza fare retorica meridionalista, però c'è poco da fare, insomma, da meridionali quando uno vede queste cose è tutta un'altra cosa, e quindi veramente un senso di gratitudine anche per questa... per questa realtà del nostro paese, che appunto è una realtà importante, che fa capire quanto vario sia il nostro paese. E devo dire, non so quello che sto per dire farà piacere a Daniele, ai suoi giovani, insomma, giovani e meno giovani, insomma, tutti giovani, insomma, diciamo studiosi che fanno parte della sua equipe. Io devo dire, ho trovato tutto questo molto poetico, devo dire. C'è una poesia che, civile, diciamo così, che ho ritrovato in vari momenti, l'evocazione di Rapira, il discorso, le parole, le immagini, le emozioni, anche, come dire, questo senso di comunità così forte. Però c'è anche una poesia, c'è una poesia nei discorsi, c'è una poesia nelle cose. E poi c'è una poesia nelle immagini. Io devo dire, non ho mai visto immagini di realtà monumentali antiche, sopraffatte da una città moderna, così belle. Cioè, per la prima volta ho provato un'emozione nel vedere quell'anfiteatro, in queste due immagini, quell'anfiteatro avvolto da quelle case, diciamo, moderne, comunque certamente non antiche. E devo dire, ma guarda quanto è bello, dico, non lo modificherei. Insomma, ho pensato, se potessi riaverlo intero, non lo vorrei a questo punto, perché è tutta un senso, tutta una ragione, e tutta è una grande poesia. E devo dire, ti ringrazio molto, sono molto emozionato e molto... Allora, questo davvero, io vedo che la città è davvero il contesto ideale, dove tu hai tutto. Sì. Perché nello scavo hai l'aridità dello scavo, nella città è davvero tutto, e poi in una città come Catania, Roma o altre realtà tu ti trovi davvero in mano la palestra migliore, davvero, e su quello noi ci stiamo davvero divertendo con grande piacere. Grazie, grazie Andrea. Grazie. Gianfranco. Ci sì, assolutamente, grazie ancora a te, davvero. Gianfranco. No, grazie Daniele, anch'io mi unisco non solo alle congratulazioni e alle osservazioni che ha appena fatto il professor Giardina, ma ritengo che il vostro sia un esempio raro di un approccio integrale e integrato, perché quello che hai fatto vedere, lo dicevi benissimo nella tua presentazione, la suddivisione di competenze ha portato al totale sfacelo, e quando si chiede chi deve fare questa cosa o questo documento, dove devo andarla a reperire, non abbiamo mai contezza. Quindi fa enorme piacere vedere il lavoro, lavoro che ha avuto una svolta anche negli ultimi anni sotto la tua direzione, e come poterne fare tesoro per
istituti, enti, istituzioni che vogliono attrezzarsi in questo modo, in questo senso. E appunto anche quando dicevi la tutela, la valorizzazione, poi abbiamo la gestione, e il caso che hai fatto vedere è davvero paradossale, e perché è lo stesso problema poi a livello gestionale che dalla Sicilia si riverbera sul resto della penisola, e questa disgregazione di un sistema che non andava bene, ma oggi così smontato continua a funzionare male. E la cosa interessante, e volevo poi prima di aprire il dibattito, la cosa interessante che mi aveva colpito, quello della divulgazione, è un punto centrale, finora assolutamente sottovalutato. Ma ti do contezza, alla fine della stagione dello scorso anno, dopo che abbiamo fatto la nostra attività all'Ocri, quando abbiamo presentato i risultati, nonché le prospezioni che tu e il tuo gruppo avete fatto, la comunità locrese era particolarmente entusiasta di questa dimensione. E per di più, cioè io ricordo anche qui alla scuola, quando presentai al direttore Barone le prospezioni, mi ha detto: ma mi avevano detto che dalle prospezioni non si vedeva nulla. Ho detto: beh, questa è l'occasione per andare a fondo. E quindi hai toccato una serie di punti, ognuno di questi meriterebbe un seminario a parte, ma ti ringrazio anche di averci messo di fronte. Io conoscevo quasi tutti i tuoi lavori, e anche il volume, ecco una cosa molto interessante, cioè la dimensione di pura divulgazione, con il bellissimo video che spero ci farete vedere a breve, è corredato da una pubblicazione magistrale, anche quella dove i dati non vanno perduti. Sappiamo che possiamo avere le informazioni che servono, e avete dato conto anche in questo senso, cioè nelle forme più tradizionali fino a quelle più moderne, all'avanguardia, come il video e il resto. E ti ringrazio nuovamente, vorrei qualche commento dai presenti. Giulio, la sua esperienza. Vabbè, cioè, chiaramente io sarei di parte, perché sono cresciuto nell'Università di Catania e ultimamente ho iniziato questo percorso qui nel migliore dei modi, e devo dire, posso parlare appunto alla luce della mia esperienza esigua e limitata, che effettivamente dal punto di vista degli studenti, per quanto riguarda quella tensione di inclusione da parte di un ente di ricerca nei confronti della formazione universitaria, sicuramente è vissuta in questo senso da parte degli studenti universitari l'innovazione e la possibilità, le occasioni che, questo è un caso, appunto un caso di studio, ma la presenza di un ente di ricerca del genere all'interno dell'università e i rapporti importanti, le occasioni di crescita e di appunto di applicazione delle conoscenze che si imparano all'interno dell'università, e poi dall'altra parte la possibilità di confrontarsi con ricercatori esterni anche all'università, la possibilità di mettere a frutto le conoscenze acquisite all'interno dell'università, sicuramente questa è stata una delle occasioni più importanti, migliori di crescita, ma non vorrebbe essere questo un discorso campanilistico, ma soltanto un modo per
per sottolineare quanto la presenza di questi circoli virtuosi che si possono creare all'interno di alcuni contesti limitati possono essere davvero proficui e ricchi anche per altri contesti in cui queste stesse dinamiche possono essere trapiantate. E quindi questo è, diciamo, la mia breve e piccola esperienza, che però sicuramente potrebbe essere interessante anche per altri contesti, ecco. Vorrei ovviamente complimentarmi, pur conoscendo molti di voi e tanti dei vostri prodotti, di fronte a una presentazione di questo genere sono rimasta incantata, come ha detto molto bene anche Andrea Giardina. Volevo chiederti, per me il centro, il gruppo dei centri è una realtà costituita da diversi anni, ma ti potresti soffermare appunto sulla formazione e la nascita di questa rete di centri, perché è chiaro che c'è dietro una spinta fortunata e importante di cui non so niente. Dei centri, cioè degli istituti? Sì. Allora, Io più che partire dai centri e dalla nascita dei centri, partirei da un punto diverso, dalle persone. Sono le persone che fanno i centri. Allora, il nostro ente è caratterizzato, come voi sapete, da ben 108 istituti 103 istituti, scusate, che sono radicati su tutto il territorio nazionale e che si occupano dalla medicina alla chimica, alla fisica, all'ingegneria, anche al patrimonio culturale. Allora, il problema importante nella gestione di un istituto, io lo vedo, dicevo ancora una volta, nella visione complessiva che chi gestisce quella ricerca deve necessariamente avere, e che diventa, credetemi davvero, ancora più complicato quando ti trovi a gestire, ma qui ci sono anche colleghi di altre sedi, a gestire un istituto plurisede, che può apparire davvero una difficoltà iniziale, perché tu dici, ma perché si corre il rischio di mantenere quattro strutture che tra di loro appunto non si parlano. E allora lì devi necessariamente studiare una soluzione tale per cui quel sistema di competenze, che altrimenti rischia di andare ognuno per la propria strada e appunto di non parlarsi l'uno con l'altro, deve essere in qualche maniera messo su una strada che sia virtuosa e che porti ad una ottimizzazione di tempi e di risorse soprattutto. Questa è la missione, come dire, che sta nella forza di un istituto del CNR. Ovviamente io lì ho menzionato hard e soft skills. Perché? Perché sono importanti, perché la possibilità di lavorare in squadra, di vedere, che a volte può sembrare pura teoria, oppure però tradurla in pratica, guardate che non è cosa semplice, e la possibilità di stare davvero insieme, da superare le invidie, le gelosie che spesso frammentano i nostri mondi. Allora, andare contro a queste tendenze un po', sarà che forse noi, io porto qui l'esempio, c'è in sala uno dei nostri ricercatori, un mio coetaneo, Canio Sabia, un agronomo che sta all'interno di un istituto che fa beni culturali, eppure noi facciamo delle ricerche straordinarie, la Via Erculea per esempio è uno dei risultati più belli che abbiamo avuto in Basilicata. La forza dove sta? La forza sta nell'avere una leadership che in qualche maniera non sia autoritaria, ma sia una leadership di complicità. Canio ne è testimone, in cui il direttore è semplicemente una figura che gestisce, che deve in qualche maniera coordinare l'intera macchina, ma è un anello di quella macchina. Io credo che questa sia la formula per cui poi una struttura come questa finora, devo dire, ha funzionato.
senza badare a quel tema che invece spesso viene assunto da molti come base di partenza, le risorse. Se non ho le risorse io non lavoro. E allora figurati questo se dovesse capitare su un istituto con 100 persone, con 3 sedi diverse, con quello che mi chiama, no, infiltrazione dell'acqua, perché deve, un direttore deve pensare anche a questo, no? Al di là di fare queste belle cose che si vedono, oppure i sindacati che ti chiamano perché ci sono... E però queste cose si superano con l'entusiasmo, con la complicità, con la condivisione anche di è un problema davvero di gestione anche umana delle risorse, che credo ne faccia la forza di un istituto. Certo, a questo va anche il vantaggio che noi siamo un istituto giovane, più o meno siamo tutti ventenni, diciamo, no, ma quasi al di sotto dei 50, sì, ancora per poco, ma al di sotto dei 50, quindi questo dà una forza davvero notevole, no? L'entusiasmo è alla base di ogni attività, figuriamoci proprio nel campo della ricerca. E quando poi tu hai delle cartine di ritorno, che sono da un lato la tua produzione scientifica, che è quella che dà un po' a tutti noi le grandi soddisfazioni, ma dall'altro lato anche il fatto che queste tue ricerche declinate in maniera diversa, come diceva appunto anche Gianfranco, vengono poi percepite, lette, riviste, tu ti intrufoli anche in campi, questo dell'anfiteatro è stata una scommessa lanciata lì, devo dire, forse anche un po' con una certa imprudenza, ma tanto ho detto, ma non risponderanno, il giorno dopo non vedevano l'ora di disfarsi di questa palla e di passarla al rovente, di passarla ad altri. Allora a quel punto che fai? La cogli al volo, e ne abbiamo fatto, è venuto fuori un lavoro di guida del monumento finora mai fatto, è venuta fuori la fruizione di quel monumento attraverso dei pannelli didattici che nessuno aveva finora mai fatto, ma doveva competere a noi, ma noi l'abbiamo fatto perché la nostra missione era quella, per creare un modello che speriamo altri che hanno poi più dirette responsabilità possano in qualche maniera recepire, e se vogliono, visto che funziona, mettere a regime. Forse sì, una domanda. Non riesco però a nascondere, anche a rischio di essere ripetitivo, l'ammirazione entusiasta per tutto il lavoro che avete svolto, anche per la capacità di osare che conosciamo bene comunque. La mia domanda è relativa alla questione dei tempi. In parte forse hai già risposto parlando di ottimizzazione, cioè spesso la ricerca tende, come dire, a dilatarsi o ha bisogno quantomeno di tempi medi, mentre aprendosi alle pubbliche amministrazioni la politica ha dei tempi diversi, la pubblica amministrazione vuole risultati veloci, diciamo. Ora, se noi avessimo uno Stato forte, con una struttura ministeriale in grado, come dire, di sopravvivere a rovesci elettorali vari, allora non ci sarebbero problemi. Ecco, giusto una curiosità su come fate poi, ecco, ad essere così abili nel velocizzare, nell'ottimizzare i tempi, nel riuscire a dare delle risposte immediate, che poi è anche quello che richiede. Allora, siamo abili qui, Giuseppe e Nino mi uccideranno, perché in genere entrano alle 8 ed escono alle 20, ma non è tanto questo. No, ma non è tanto questo. Il problema, ancora una volta, io credo che è legato alle persone, cioè all'interlocutore. Noi abbiamo, porto l'esempio di rapporti con diverse pubbliche amministrazioni, e l'interlocutore, se recepisce il tuo messaggio, lo recepisce con una, e lo coglie con una certa velocità e ti reagisce con una certa velocità. Se quell'interlocutore non coglie il messaggio e tu ci torni la prima, la seconda, la terza volta, tutto questo crea un rallentamento, è evidente, no? Ma il più delle volte siamo fortunati, perché l'interlocutore privilegiato, come dire, in questo momento abbiamo, è il Comune di Catania. Il sindaco Bianco è una persona straordinaria, no? Che alla prima idea che tu gli porti in campo e che vede che dà un'immagine che serve per migliorare, noi dal nostro punto di vista, lui ovviamente dal punto di vista politico, allora tutto quello prende corpo. Certo, poi si rallenta tra i mille rivoli della burocrazia, di chi deve firmare quella carta e di chi non deve firmarla, però anche lì tutto sta a sapersi organizzare anche nella gestione
noi per fortuna, devo dire, e qui lo dico per nel rapporto università centri di ricerca, noi abbiamo una velocità maggiore per esempio nella gestione. Io vedo i miei colleghi universitari che ogni volta deve passare direttore generale, consiglio di amministrazione, senato accademico, poi deve ritornare in dipartimento, dal dipartimento una cosa cervellotica. Noi abbiamo, sarà perché come dire, il direttore ha la delega da parte del presidente del direttore a firmare le convenzioni, quindi anche quella è velocità, perché io oggi firmare una convenzione per me, una volta che il testo funziona per entrambe le parti, domani mattina peraltro col pennino che ho sempre da presso, ormai dobbiamo firmare tutto in digitale, quindi io firmo da, apro la mail, basta trovare 100 mail e quindi la convenzione con il comune di firmare, in un attimo mi collego e la firmo, e quindi questo dà velocità. Certo, poi si va incontro a rallentamenti che sono legati anche all'introito delle risorse, perché le regioni a volte pagano velocemente, a volte non pagano, a volte pagano con ritardo, a volte, ma tutto questo fa parte del compito di chi deve gestire tutto. E ovviamente anche importante, per esempio, nel funzionamento di una macchina è la struttura amministrativa. La struttura amministrativa è fondamentale nella organizzazione di una struttura proprio plurisede come la nostra, no? Noi abbiamo una centrale amministrativa che coordina le altre strutture amministrative delle altre sedi e che quindi vede l'andamento, abbiamo una struttura centralizzata nella gestione delle risorse, quindi tutto questo è una ottimizzazione. Che devo dire anche sgrava i compiti di un direttore nel momento in cui, perché il compito di chi dirige e gestisce deve essere per certi versi anche un altro, non posso perdere tempo a vedere l'andamento delle, lì hai lo staff amministrativo che ti segue tutto, così come per noi per esempio è stato veramente importante dall'avvio della direzione la costituzione di un ufficio progetti. Per noi è stato importantissimo, ma perché? Ma lo vedevo anche sulla mia stessa pelle, quando da normale ricercatore, beh, presentiamo un bando Horizon, un bando FP7 della prima esperienza, tu scaricavi il bando, te lo leggevi, poi il giorno successivo dovevi consegnare le bozze, ma lo rivedo domani, lo riguardo domani, poi ma qui è cervellotico, no? Allora noi abbiamo costituito un ufficio progetti di persone che hanno un'esperienza su questo tema, che lavorano solo su quelle, che preparano l'intera struttura progettuale, ovviamente non hanno i contenuti scientifici, ma per i contenuti scientifici si apre la colla all'interno, stiamo partecipando al bando X, servono queste competenze, il tema è questo, chi aderisce alla colla? Allora lì si costruisce la macchina che scrive, la macchina che scrive la proposta progettuale, la struttura staff di progetto pensa a tutta la organizzazione, la struttura amministrativa pensa alla gestione amministrativa, quindi alla preparazione sia in fase di preparazione che poi in fase cervellotica di rendicontazione, perché noi andiamo molte volte alla rendicontazione di mesi uomo, quindi buste paga, cose cervellotiche dove se la macchina non ti funziona tutto si arena. Allora quindi ancora una volta ripeto, è questione di persone che ovviamente accrescono di entusiasmo e di voglia di fare nel momento in cui vedono che la macchina funziona. Tutto qui. Causa. Molte volte, allora vorrei soltanto dire semplicemente da collega ricercatore del mio direttore. Non è soltanto una questione di persone, così come semplificativamente ci sta cercando di spiegare il mio direttore, il nostro direttore, ma è una questione di idea di fondo, un'idea che lui ha avuto fin dal primo momento, che ci ha proposto, che noi abbiamo condiviso e che tra le altre cose parlava di innovazione, di utilizzo dell'innovazione e anche di dialogo tra le competenze all'interno dell'istituto. Noi ci sentivamo quasi i primi tempi soprattutto rimproverati se non utilizzavamo le competenze e le strutture messe a disposizione all'interno del nostro dipartimento, del nostro istituto, prima ancora che utilizzare quelle, le fonti all'esterno. Quindi una visione che nel momento in cui ci trova diciamo sulla stessa linea fa in modo che poi l'intervento del direttore è piuttosto una facilitazione che un ostacolo, è piuttosto un aiuto, un
un sostegno, che insomma una cosa da dimostrare, eccetera. Quindi ecco, volevo sottolineare che oltre alle persone, eccetera, ci vuole un'idea di fondo, e noi insomma siamo grati al nostro direttore, perché quest'idea è un'idea che ha dimostrato essere vincente e che noi vogliamo continuare a seguire. Noi oggi per esempio ci stiamo trovando ad affrontare la programmazione 2014-2020 che sta partendo nelle varie regioni, e noi abbiamo 5 regioni, perché abbiamo la Sicilia, perché la nostra sede legale è Catania e può presentare progetti, abbiamo la Puglia, abbiamo la Basilicata, e 4 scusate, abbiamo oggi la Calabria anche, perché la presenza della URT lì nasce anche da questo, cioè da un'esigenza che l'Università della Calabria ci dice: ah, ma voi siete bravi a fare questo, ma perché non create, non facciamo insieme, in maniera tale da poter presentare sulle prossime proposte 2014-2020, ma siamo già al 2017, ma settimana scorsa già per esempio Regione Sicilia ha pubblicato i primi 3 bandi, e su questo noi già siamo prontissimi per presentare proposte, con chi? Al solito con le imprese che deve avere obbligatoriamente dentro, con tutti quegli attori che ormai però la chiave è sempre quella: riuscire a trovare anche in tutti questi progetti, che poi ormai sono di tecnologie spinte, quella chiave per cui tu ti fai quel progetto, ti fai la tua ricerca, ti tiri il doppio filone della tua ricerca strettamente scientifica e poi di quel tipo di esigenza che il progetto vuole. Anche Basilicata sono partiti i primi bandi già. Una curiosità, volevo sapere questo, cioè mi pare di capire, voi giustamente fate, create dei modelli che poi servono per ovviamente divulgare i contenuti dei beni culturali eccetera ad un vasto pubblico, che mi pare da quello che stavi dicendo, ma che è un riscontro che penso possiamo fare un pochino tutti quanti, è generalmente molto interessato, cioè c'è un interesse diffuso a qualsiasi, io lo vedo, sono anche esperienze che facciamo noi, a qualsiasi anche piccola iniziativa c'è di solito un afflusso di pubblico, di persone vivamente interessate, che insomma è una cosa che invoglia all'ottimismo. Io volevo sapere questo, ecco, dei vostri modelli che poi dopo voi affidate comunque a enti locali oppure a, immagino, soprintendenze eccetera, qual è la vita di questi modelli, di queste iniziative dopo che escono dal vostro, diciamo, dal vostro guscio, dalla vostra creazione, ecco? Ti dico subito, allora ti porto l'esempio dell'anfiteatro. Questo che abbiamo fatto per Catania è un modello che stiamo definendo, ma che in parte è pronto e che ha 2 possibilità: o la regione da un lato è trasmesso alla regione, che quindi è quella titolare politicamente a gestire i beni culturali siciliani, perché elabori che cosa? Un sistema per cui la gestione dei beni culturali e dei parchi, delle aree, di alcune parti, dei monumenti, debba essere affidata al mondo delle associazioni, volontari, cioè gruppi di giovani che si costituiscono in strutture e per cui possono avere in gestione questi beni, perché diversamente si finirà al solito, come è accaduto sinora, con musei e con parchi totalmente chiusi. Questo va sul doppio filone di convincere i nostri, a cui stiamo lavorando, di creare immediatamente queste soluzioni di spin-off, di anche della normalissima associazione culturale, ma fatta di persone che credono in quella missione, che hanno anche una certa idea imprenditoriale, e che si spendano appunto in questo e che vedono quella come un'opportunità di lavoro. D'altra parte, ripeto, io lo dico sempre, noi siamo pieni di ragazzi che vogliono, che fanno lo stage da noi, che fanno il tirocinio, che iniziano anche dei percorsi di contratti a tempo determinato, occasionali e così via, a cui a tutti piace rimanere nella struttura, però ci accorgiamo noi stessi, ma io sono il primo anche per senso di responsabilità di dire: guardate ragazzi, che dobbiamo studiare delle soluzioni, per cui fermo restando la nostra voglia di seguirvi, di guidarvi, di mantenervi sotto la nostra come dire ali, ma in qualche maniera vogliamo che voi
proviate a fare qualcosa anche di sfida, anche sul piano proprio economico, perché operazioni come quella dell'anfiteatro, qui c'è Nino Mazzaglia che è convintissimo assertore dell'idea che i ragazzi debbano costituire questa spin-off di ricerca tra noi appunto e loro, può rendere economicamente in una maniera importante, davvero in una maniera importante, quindi è questo. Ah sì sì, e però dobbiamo spegnere, Giuseppe era qua mi pare, vero? Quadrangolari. Al di sopra di esso
si sviluppava il Venarium, la copertura mobile realizzata in tessuto composto da più teli, che garantiva agli spettatori un'adeguata protezione dal sole. Il collegamento tra i vari settori e livelli dell'edificio era assicurato da un sistema di rampe e fornici che conducevano ai vomitoria, passaggi ad arco che permettevano e facilitavano il flusso degli spettatori verso la cave. Sul lato esterno, l'anfiteatro si presentava organizzato su due ordini di arcate decorate con particolari capitelli a base quadrangolare in stile dorico. La facciata dell'edificio, tuttavia, era visibile solo nella parte più alta, poiché la struttura era ricavata sul fianco di una collina che non ne permetteva una visione d'insieme. Questa situazione fu comunque sfruttata e l'ingresso all'anfiteatro fu così organizzato attraverso passaggi in quota che rendevano possibile l'accesso al secondo ordine direttamente dalla città. Un'ampia terrazza inquadrata da un lungo muro di sostegno sormontato da un tempietto rappresentava una monumentale prospettiva scenografica sull'edificio. L'anfiteatro era decorato con fregi e sculture in marmo bianco e calcareo, ma di essi ci rimangono solo alcuni elementi a causa dell'incessante opera di spoliazione condotta nel corso dei secoli. Un bassorilievo marmoreo con la rappresentazione di una figura equestre ci tramanda oggi solo un piccolo frammento della ricchezza artistica che esso possedeva in origine. L'anfiteatro di Catania è uno dei più grandi edifici romani per spettacoli d'Italia, dopo quelli di Roma e Verona. Il suo valore archeologico e architettonico è profondamente legato alle vicende storiche, alla cultura, al territorio in cui sorge. Simbolo concreto dello splendore urbano durante l'epoca romana, ma anche testimonianza delle trasformazioni evidenti che la città ha subito nel corso dei secoli, l'anfiteatro di Catania rappresenta un documento unico per comprendere la storia e la cultura delle città dell'impero. Abbiamo forse anche quello del teatro di sempre di Catania, no? Il teatro romano di Catania sorge sul fianco meridionale della collina di Montevergine, al centro di un quartiere ricco di testimonianze archeologiche che rappresenta ancora oggi il cuore pulsante della città. L'edificio originario risale probabilmente all'età greca, ma di esso si conservano solo pochi resti murari scoperti nel corso delle numerose campagne di scavo. Secondo lo scrittore romano Sesto Giulio Frontino, infatti, il celebre generale ateniese Alcibiade, trovandosi in Sicilia durante i tumultuosi anni della guerra del Peloponneso, pronunciò un discorso al popolo catanese proprio dal palcoscenico di un teatro. In età romana, il quartiere fu interessato da un'intensa attività edilizia, con la costruzione di edifici pubblici, terme, ninfei e ricche dimore. L'edificio che oggi ammiriamo appartiene nella quasi totalità proprio all'epoca romana e mostra i segni dei profondi cambiamenti che lo hanno interessato nel corso dei secoli. La costruzione dell'edificio romano risale al primo secolo d.C., ma la struttura architettonica ha subito nel corso dell'età imperiale numerose trasformazioni che hanno fatto raggiungere il massimo splendore e monumentalità nel terzo secolo d.C. Il Teatro Romano di Catania.
si articolava in una cavea del diametro di 98 metri, divisa in 9 cunei da 8 scale radiali. Due passaggi, detti precinziones, collocati a diversa altezza, la suddividevano in tre settori, secondo la canonica ripartizione minima, medie e summa cavea. Le sedute che accoglievano gli spettatori, in gran parte oggi scomparse, erano realizzate in calcare, mentre le scale che dividivano i cunei erano in pietra lapica. Il contrasto cromatico generato da questa alternanza di colori conferiva all'edificio monumentalità e costituirà nei secoli successivi una delle peculiarità dell'architettura della città. Lima cavea, direttamente poggiata sul pendio naturale della collina, era destinata ai membri dell'elite cittadina. Le sedute in pietra calcarea, infatti, erano rivestite in marmo e due grandi lastre marmoree con delfini dovevano decorare il parapetto esterno, sottolineando così il ruolo di prestigio degli spettatori che sedevano in questo settore. La media e la summa cavea, invece, poggiavano su due ambulacri collegati tra loro da scale e muniti di accesso ai vari settori delle gradinate. L'aggiunta di un terzo grande ambulacro in epoca antonina modificò l'aspetto generale del teatro, con l'eliminazione del loggiato che era posto in origine a coronamento dell'edificio. Questa trasformazione determinò l'ampliamento della cavea e la realizzazione di nuove gradinate nella parte sommitale dell'edificio, aumentandone la capienza. La circolazione all'interno del teatro era efficacemente organizzata attraverso un sistema di scale radiali e di corridoi di collegamento. Gli spettatori potevano agevolmente raggiungere ogni settore della cavea e accedere a quello più alto attraverso una serie di rampe di scale addossate al muro esterno del terzo ambulacro. L'ingresso al teatro avveniva attraverso delle semplici porte ad arco poste lungo il perimetro dell'edificio scandito da eselle. Due coppie di scale rampanti addossate al muro esterno garantivano l'accesso direttamente alla sommità della gradinata, mentre nel settore nord-occidentale era situato un ingresso a galleria che permetteva al pubblico di raggiungere la parte più interna del teatro. La scena fu in gran parte ricostruita in età saliriana, trasformazione che ne mutò profondamente l'aspetto. Essa fungeva da vera e propria quinta teatrale e si articolava in tre ordini dall'aspetto monumentale, scandita da tre grandi porte, la regia, centrale e più ampia, e le ospitalie, poste ai lati. Esse erano fiancheggiate da colonne corinzie poggiate su grandi plinti in marmo bianco. Quelli che fiancheggiavano la porta regia erano decorati con un bassorilievo che rappresentava un trofeo con vittorie inginocchiate ai lati, mentre sui fianchi erano rappresentati barbari e soldati. Gli altri, di minori dimensioni, erano decorati con ghirlande e bucrani, delfini contrapposti e strumenti sacrificali. L'intero corpo scenico era ricco di fregi decorativi e statue che celebravano avvenimenti pubblici e temi mitologici, tra cui una statua di Leda con cigno, copia romana di originale greco dello scultore Timoteos. Davanti alla scena si sviluppava l'area del palcoscenico, pulpitum, decorato con una serie di piccole esedre in marmo. Qui si svolgevano le rappresentazioni teatrali tipiche del mondo greco e romano, come le tragedie e le commedie, ma anche forme di spettacolo più leggere, parodie, mini e danze. Ridosso del palcoscenico si trovava l'orchestra, l'area solitamente riservata al coro, caratterizzata da una pavimentazione in opus sectile, articolata in una serie di quadranti in marmo con dischi in pietra lapica.
Questa decorazione, oggi coperta da un originale stagno naturale, rappresenta solo una piccola testimonianza della monumentalità che l'edificio possedeva in origine. Il Teatro Romano, insieme ad altri importanti monumenti, costituisce un preziosissimo documento dell'antico splendore di Catania e al tempo stesso il testimone diretto della complessa storia di questa città, costantemente attraversata da grandi cambiamenti culturali e trasformazioni urbane. Grazie anche di questo e speriamo che questa non sia una visita, è ormai Catania per la gioia dei cotti. Esattamente, stavo dicendo proprio questo, e questo è un esempio del caleidoscopico programma. Siamo infatti noi che ti invitiamo e speriamo tra qualche mese di poter rendere conto e divulgare alcuni dei progressi del nostro comune progetto, e mi fa piacere che per la prima volta la scuola si sia servita proprio dell'IBAM CNR proprio per questa attività di ricerca. Grazie ancora e buon pomeriggio a tutti.